Maestro Giorgio Albertazzi, questa sera porto in scena al Teatro Comunale di Atri per la stagione 2014-2015 Il Mercante di Venezia. Questo è un lavoro da lei rimaneggiato. Riscritto, sì, nel senso che ho fatto una traduzione e un adattamento perché c'erano delle cose che andavano, secondo me, insomma, andava snellito con certe cose nel finale, poi ho allungato alcuni personaggi, insomma, per cui l'operazione mi sembra riuscita, diciamo, è un grande successo, insomma. Vabbè, questo è normale però, ma non tanto normale, devo dire, ma insomma. Cosa cambia rispetto a quello originale? Nulla, nulla, no, no, niente, niente. Lo spirito Shakespeare è quello. Shakespeare si barcamena un po' qualche volta fra l'essere dalla parte dell'ebreo o essere invece contro l'ebreo. L'Inghilterra del Seicento era un'Inghilterra dove credo, non so se c'era una specie di atteggiamento, diciamo, di emarginazione degli ebrei. Certo non Venezia, Venezia era una città dei grandi mercati, quindi con l'Oriente, per cui mi sembra una città multietnica quasi. Io, per me, Shylock non è un piccolo usuraio, ma è un signore veneziano, perché lui è cittadino di Venezia, cioè è un ebreo di Venezia, insomma, lo dice lui stesso, no? Quindi è un ebreo della diaspora, insomma. Gli ebrei in Germania diventano tedeschi, insomma, no? Sono ebrei tedeschi, ebrei in questo senso qui. E ci sono, il mercante è il protagonista, in un certo senso, perlomeno di title role, ed è Antonio, che qui è Franco Castellano, e c'è questa rivalità, insomma, rivalità. Lì a Rialto, dove si radunano i mercanti, lui viene spesso dileggiato, insomma, ecco, Shylock. Ha una figlia che scapperà con un cristiano e questa è la botta finale per lui, perché non. Alla fine, insomma, sono tutti e due perdenti loro due. E c'è la storia del processo, famoso. Vabbè, è inutile raccontare la storia, perché non conta nulla nel teatro. Bisogna vederlo il teatro, quindi. Lei come si è avvicinato al teatro? Sono avvicinato perché c'era una ragazza molto carina che diceva, che mi ha detto sull'autobus, perché non viene a recitare? Avrò avuto io 17 anni, 18 anni, insomma, facevo il liceo. Siccome era molto carina, ho detto, vengo, certo. Ma non mi interessava per niente il teatro a quell'età. Ero tutto preso da un senso d'avventura, di cose, insomma. E quindi sono andato, ho cominciato così, da dilettante, poi dopo il successo è stato forte, immediato. Insomma, vabbè. La mia vita si vedrà presto in televisione. Faccio una serie televisiva, sì. Che si chiama Vita, Morte e Miracoli. E Cosa ne pensa di questo dono che le hanno fatto omaggiandolo di tutta la sua? penso che sono molto carini perché dovunque vado io adesso ho già 83 targhe. 83 targhe ho delle una parete di targhe perché nelle città, ma questo è molto bello, eh? Giorni fa dicevo a Dario Fossi, lui gli capitava lo stesso che gli danno qua e là delle. Sì, dice anche a lui. Cosa. Perché c'è a un certo momento entri nella coscienza un po' collettiva, no? Indipendentemente da quello che fai, hai fatto, diventi un cittadino di ogni città, insomma, no? Io mi ricordo che quando c'era Edoardo a Roma, all'Eliseo, faceva la terza volta che andava al Teatro Eliseo nella stessa stagione. Io mi ricordo io con Gassman stavamo lì a guardare questa gente che riempiva il teatro, diciamo, ma perché fanno? Ma è possibile che 3 volte è venuto qui a aprile, poi maggio, poi luglio, sempre esaurito il teatro. Allora Vittorio, che era molto spiritoso, mi diceva. Ma per forza, perché la gente pensa, questa è l'ultima volta che lo vediamo, quindi andiamo, no? Perché sai, forse era questo il fatto, non lo so. Però certo che i teatri sono sempre, dovunque vado, ma non soltanto in Italia, anche fuori d'Italia. È la sua prima volta qui al Teatro Comunale di Atri. Già, qui non sono mai stato.
qui non sono mai stato, questo bel teatrino napoleonico, no, non sono mai stato qua, strano però, però è molto carino Atri come paese, questi sono i paesi, la ricchezza dell'Italia sono questi paesi che hanno un'organizzazione da antico comune, con le loro stradine, le loro bellezze archeologiche, le chiese. L'Italia è questa anche, non bisogna esagerare che è solo questa, no? Ma, però questo è l'Italia, in questo senso è unica, perché tu vai in Francia o in Inghilterra, non ci sono mica 90 città, 100 città come in Italia, importanti dove puoi fare teatro. A Londra che fai? Vai a Glasgow, è un deserto di lamiere, vai a Bristol, c'è Londra, che è meravigliosa, vabbè, Liverpool, non so, e Parigi, Lille, Bordeaux, Lione, sì, certo, però qui Napoli è una metropoli, Venezia, Firenze, Bari, Palermo, sono grandi città con una loro cultura, che è unica, insomma, con delle grandi bellezze, solo che noi non ci facciamo caso, perché come quelli che possiedono delle cose, una cammina per Firenze, poi arriva uno straniero che non c'è mai stato, scopre Firenze e vede Piazza del Duomo, Campanile di Giotto, Brunelleschi, diventi matto, perché la bellezza assoluta. Per chiudere, prossimi progetti? Il cinema, devo fare due film, la televisione, devo andare in America, niente, non esiste, non si può dire, cioè, ci vuole giornate intere.